Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo video. E oggi vi parlo di come e del perché ho cambiato il mio laptop. Ebbene sì, io ero felice possessore di un Apple MacBook Pro da 16 pollici del 2019 o 2018, non ricordo il modello, comunque il modello a 16 pollici, che aveva una configurazione di tutto rispetto, perché aveva un costo di tutto rispetto, perché una configurazione di tutto rispetto. Nello specifico era un MacBook Pro da 16 pollici con un processore i9-9009, 64 GB di RAM, 1 TB di SSD per l'archiviazione e la Radeon 5005, una cosa del genere. Purtroppo non ricordo bene la specifica, il modello nello specifico della scheda video. E negli ultimi anni ho fatto un passaggio, mi sono mischiato un pochino di più quelle che sono le tecnologie, perché prima utilizzavo solo Mac, poi ho cominciato in ufficio a utilizzare workstation Dell, quindi con Windows, per poi lentamente convertirmi sempre molto di più a workstation PC, tant'è che poi ho assemblato delle workstation, una workstation PC che tra le altre cose è quella che utilizzo in casa, la mia home workstation. Vi lascio da qualche parte il link in descrizione dove ve ne parlo. Ebbene, perché ho fatto questo video? Voglio parlarvi dell'Apple MacBook Pro da 13 pollici con processore M1. E sì, ho fatto questo cambio, ho cambiato il mio 16 pollici con processore architettura Intel con questo. Allora, non voglio andare al di là delle motivazioni della mia scelta, ne ho parlato in un video sul secondo canale di quelle che sono le scelte, ma in questo video voglio parlarvi di quello che mi ha sbalordito e, meglio ancora, del mio punto di vista su questa nuova architettura Apple. Io sono sempre stato di un parere che per lavorare i laptop portatili migliori con cui mi sono sempre trovato bene, a prescindere dal sistema operativo con cui che viene utilizzato, sono gli Apple. Ed è per questo che continuerò probabilmente nel prossimo futuro ad avere sempre come portatile, quindi la macchina che porto con me in giro per l'office, per piccoli lavoretti al volo, saranno sempre dei Mac. Ho scelto il 13 pollici per una questione di portabilità, perché con il 16 troppo ingombrante non riuscivo, dato che il 16 era il mio terzo computer sostanzialmente, veramente ci andavo soltanto in giro sui set o a lavorare quando dovevo lavorare sul divano, mi sono reso conto che era troppo grande, ingombrante e aveva dei limiti che erano quelli del surriscaldamento, quindi quando facevo qualcosa di più complicato si attivavano le ventole e dava abbastanza fastidio. Quindi ho scelto il 13, giustamente perché questa è la macchina che adesso è possibile prendere con gli Apple M1, sto registrando ad ottobre 2021, probabilmente fino a ottobre verranno presentate altre macchine con processori più evoluti, molto probabilmente. Ma quello che ho fatto quando ho fatto questo cambio, ho venduto il 16 pollici, ho preso il 13 M1, ho detto che voglio testarlo con le macchine che utilizzo quotidianamente. Quindi adesso vi faccio un attimo il recap questo è un video con tutti i dati dei test che ho fatto. Io utilizzo normalmente 4 postazioni, due in casa e due in ufficio. Ora, ho messo a confronto questo MacBook Pro 13 pollici con processore Apple Silicon M1, questa macchina nello specifico è quella con 16 GB di RAM e l'SSD interno da 512 GB. Quello che varia realmente sono la RAM che io ho dedicato, quindi il modello CTO con 16 GB di RAM. Poi utilizzo un iMac Pro in ufficio, iMac Pro del 2018 se non vado errato, con Xeon da 10 core, 10 core Xeon, 64 GB di RAM, Vega 64 come scheda video e poi 1 TB di SSD interno. E poi ho le mie due workstation PC, una in studio che è una workstation Dell, una Dell Precision Tower 7920 se non vado errato, con doppio processore Xeon Gold da 32 core l'uno, quindi stiamo parlando di 64 core, parliamo di 128 TB in totale, mentre l'iMac ne tiene 10 core 20 TB, se parliamo di una differenza abissale, e mentre l'M1 dovrebbe avere 8 core che diventano 16 TB. Sulla workstation Dell ho anche 64 GB di RAM e una scheda video che è una Quadro P4000, quindi una scheda professionale, non da gaming. E infine ho la mia home workstation, che è una workstation che ho assemblata con Ryzen 9 5900X con
da 12 core che diventano 24 tiered con 64 GB di RAM e una scheda video che è una RTX 3060. Io le ho messi in ordine di valore di costo, quindi il più economico, paradossalmente, per modo di dirsi, è il MacBook Pro da 13 pollici M1, che ha un valore di 1900 euro sul mercato. Poi viene la mia home workstation, che ho assemblato io, ed ha un valore di costo, quello che ho speso, di circa 4500 euro. Poi viene l'iMac Pro, acquistato alla modica cifra di 8000 euro, e poi viene la workstation della Dell, acquistata da Dell al modico prezzo di 12000 euro. Quando l'abbiamo presa costavano parecchio. Ora, fatta questa dovuta premessa di quello che ho utilizzato, dell'hardware utilizzato, vi dirò che cosa ho testato. Allora, ho creato un semplice progetto di motion graphics in After Effects, considerando che su ogni workstation ho utilizzato l'ultima versione ad ottobre 2021 disponibile, quindi per Windows, per Mac e per M1, perché per M1 a fine settembre sono stati aggiornati tutti i software, compreso Premiere, che ha avuto un enorme boost di potenza, quindi ha cominciato a funzionare bene, infatti adesso lo vedremo, compreso anche After Effects, quindi sul Mac M1 ho utilizzato le versioni per Apple Silicon. Cominciamo a vedere quelli che sono i risultati. Allora, cominciamo da After Effects. In verità quello che mi spaventava di più, ma nella realtà dei fatti è quello che ha meno differenza tra tutti quanti. Allora, comincerei dalla macchina che costa di più, che è la workstation Dell, che ha renderizzato ed esportato questa sequenza in Full HD di After Effects in 45 secondi. Un buon risultato, non posso negarlo. Subito dopo c'è l'iMac Pro, che ha renderizzato la sequenza in 29 secondi. Questo non me lo aspettavo, pensavo fosse un pochino più lento, invece l'ha renderizzato in 29 secondi. Poi nella scala economica, andando al contrario, viene la mia home workstation che è esportato in 40 secondi, quindi mi trovo nel mezzo tra i due tempi. Ma quello che sconcerta tutto è che l'M1 ha esportato in 38 secondi. In una differenza di scala economica, naturalmente so che il paragone è sbagliato farlo perché sono passati diversi anni tra una tecnologia e l'altra, ma l'Apple Silicon ha esportato meno tempo della mia home workstation, che è assemblata quest'anno, e in meno tempo della workstation Dell. Quindi sono rimasto molto ma molto piacevolmente sorpreso. Passiamo invece a DaVinci Resolve. DaVinci Resolve, come vi ho detto, la sequenza era impostata in 4K, quindi export in 4K. In realtà tutti gli export che ho fatto, tranne per il primo, quello di After Effects, tutti quanti li ho fatti in H.264. Non ho utilizzato codec più leggeri da esportare come il ProRes perché sono meno compressi, ho utilizzato l'H.264 proprio perché comporta un po' di compressione. Partiamo sempre dalla macchina più costosa, che è la workstation Dell, che ha totalizzato, ha esportato la clip in 4 minuti e 13 secondi. Poi viene subito dopo nella scala economica l'iMac Pro, che l'ha esportata in 3 minuti e 4 secondi, la mia home workstation che ha impiegato 3 minuti e 10 secondi e l'Apple M1 che ha impiegato 5 minuti e 18 secondi. Ora, qui paradossalmente cominciano a cambiare un pochino quelli che sono i valori e naturalmente si sente la difficoltà di questo processore a esportare roba un pochino più complicata, ma in realtà non di molto, perché rispetto alla macchina che ci ha messo meno tempo, che l'iMac Pro, ci ha messo un 60% di tempo in più, quindi non è neanche tantissimo. Quindi io sono abbastanza soddisfatto del risultato, anche perché poi ho stressato, anche se è una timeline di un paio di minuti, era molto stressata come file, è un po' difficile che io lavori con questo tipo di materiali in questo modo, quindi sono abbastanza soddisfatto del risultato. Veniamo adesso a Premiere Pro. Premiere Pro, stesso discorso, quindi fatto nello stesso identico modo, e ho esportato la sequenza, ho esportato sia per una sequenza in 4K che in Full HD, volevo vedere quali erano le differenze. Workstation Dell 3 minuti e 58 per la sequenza in 4K e per la sequenza in Full HD 3 minuti e 47, mentre l'iMac Pro ha impiegato 4 minuti e 38 quella in 4K e 4 minuti e 50 quella in Full HD. La mia home workstation ha impiegato 5 minuti e 4 secondi la sequenza in 4K, mentre in Full HD 4 minuti e 45. E infine arriva l'M1, che ha impiegato 7 minuti e 45 la sequenza in 4K e 7 minuti e 24 la sequenza in Full HD.
Ora, quello che è importante per me era da capire in questo tipo di test era realmente quanto tempo ci impiegasse la differenza tra l'esportato in 4K e il Full HD. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dal fatto che è tutta una questione di codec e bitrate, quindi non ci interessa tanto la risoluzione del fotogramma, quindi tutto sta a impostare dei buoni parametri di esportazione per avere un'omogeneità anche nei risultati e nelle tempistiche di esportazione. Ora, veniamo invece soltanto ai test fatti con le macchine Apple. Final Cut Pro X, stesso progetto, quindi fatto con clip della R5 8K, della R5 in 4K a 120 fotogrammi al secondo e clip della Sony 7S3 a 10 bit a 120 fotogrammi al secondo. Sempre esportate in H264, abbiamo l'iMac Pro, che la sequenza in 4K impiega 8 minuti e 52 secondi, e la sequenza in Full HD ad esportarla in 8 minuti e 49 secondi. Ma adesso arriva il bello, perché l'M1, la sequenza in 4K, la esporta in 5 minuti e 18 secondi, la sequenza in Full HD in 53 secondi. E no, non vi preoccupate che ho pulito la cache prima di fare i render, non c'erano, prima di fare gli esportati, non c'erano render, pre-render, non c'era niente. Quindi sono rimasto piacevolmente sorpreso proprio dalle prestazioni tra Apple ed Apple. Fatta questo lunghissimo elenco di dati, voglio giungere a quelle che sono le mie conclusioni. Ne è valsa la pena acquistare un Apple M1? Secondo me sì, è una tecnologia che ha davvero tanto da offrire e secondo me nei prossimi anni ne vedremo davvero delle belle. E sono contento di aver testato, di aver creduto di volerla provare. Io ho visto tantissime comparative, tantissime schede, tantissimi dettagli, ho letto tantissimi articoli, ma volevo fare io un test, rendermi conto io con la tecnologia che utilizzo tutti i giorni, con l'hardware che utilizzo tutti i giorni, quali erano le differenze. E questa macchina mi ha piacevolmente sorpreso. Mi dispiace non aver fatto gli stessi test con l'altro MacBook, proprio quello da 16 pollici, perché lì avrei potuto percepire davvero la differenza tra le due macchine. Ma mi accontento di questi test qua perché mi sono reso conto c'è davvero tanto potenziale ed è bene anche capire come utilizzare al meglio questa tecnologia. Per esempio, montare con questo molto meglio lavorare su Final Cut perché è molto più veloce. Premiere non dà difficoltà durante l'elaborazione, quindi durante la fase di montaggio. Risponde benissimo, un ottimo tempo reale quando andiamo a montare senza esagerare, e nell'esportazione è un pochino più lento, ma a me può star bene anche così perché posso montare qui, poi passare ad un'altra workstation più potente ed esportare soltanto da quella workstation. Non essendo nato questo laptop come macchina principale, come main computer, diventa un ideale compagno di viaggi per fotografi e videomaker che hanno bisogno e necessità di una macchina sì, portatile, leggera, ma anche con una certa potenza. E voi che portatile avete scelto? Fatemelo sapere scrivendomelo qui sotto nei commenti. Sono abbastanza convinto di trovare pareri contrastanti, ma voglio leggerli con voi. Voglio discutere con voi di questa cosa. E se avete delle domande, fatemele pure. Potete tranquillamente scrivermi anche su Instagram. Mi trovate @LucaOletta. Insomma, io spero che questo video vi sia piaciuto e sia stato interessante o abbia chiarito l'idea a qualcuno di voi che voglia investire su un 13 pollici M1 o un Mac Mini con M1, perché sono praticamente la stessa macchina. Io per esempio un Apple Mac Mini M1 lo vorrò prendere in ufficio per le operazioni di conversione, le cose un pochino più banalotte, perché poi non surriscaldano per niente. Durante l'utilizzo lavorativo, quando lavoro per esempio sul divano, diventa un po' caldo sotto, ma la ventola l'ho sentita una sola volta quando ho fatto degli export un pochino più complessi. Riscalda leggermente, ma non riscalda quanto il 16 pollici, questo ve lo posso garantire ed assicurare. Inoltre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che usciranno e perché non andate a trovarmi anche sul secondo canale. Insomma, siamo giunti alla fine, io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo prossimamente in un nuovo video.